L'ospedale veneziale di Isernia è sicuro, è organizzato in maniera tale che il Covid si fermi all'ingresso e non possa in alcun modo entrare nei vari reparti. Lo testimonia il fatto che ad oggi non è stato registrato alcun focolaio, merito dell'aria grigia che funge da cuscinetto tra l'esterno e l'interno del nosocomio, e merito soprattutto dell'organizzazione sanitaria della struttura voluta dai primari dei vari reparti. Il nostro ospedale è un ospedale Covid-free, che significa che il percorso del paziente che arriva in ospedale è stabilito fin dall'inizio, nel senso che se un paziente ha un sospetto di malattia Covid, passa direttamente dal pronto soccorso nell'area Covid dedicata. Invece per tutti gli altri pazienti, cioè quelli che hanno bisogno delle cure ordinarie, il paziente in realtà viene accolto nel pronto soccorso. Se meritevole di ricovero, questo paziente sarà sottoposto a due tamponi, un tampone rapido e un tampone molecolare. Dal momento la risposta del tampone rapido è immediata e quindi questo paziente andrà immediatamente in area grigia, oppure se è un paziente critico sarà sottoposto a tutte le cure necessarie. Altrimenti questo paziente, stando in area grigia, verrà aspettata la risposta del primo tampone molecolare, dopodiché in tutta sicurezza il paziente sarà ospitato in una camera singola dei reparti di appartenenza, quindi se è medicina è medicina, chirurgia se è chirurgia, ortopedia e così via. In questo caso aspettiamo il secondo tampone molecolare a 48 ore. In questa maniera noi siamo riusciti da maggio dell'anno scorso ad isolare assolutamente in area grigia, che è un'area protetta e sicura, i pazienti eventualmente positivi che sono poi stati indirizzati a Campobasso. Quindi diciamo i pazienti che si sono positivizzati successivamente sono rimasti isolati in area grigia e poi hanno fatto il loro percorso Covid. Invece il reparto abbiamo sempre avuto pazienti che erano sicuramente negativi e questo ha consentito che non ci fosse diffusione all'interno dei reparti, quindi né per i pazienti né ovviamente per il personale. Quindi questo è proprio per garantire che tutti i pazienti in questa pandemia noi non ci dobbiamo dimenticare che i pazienti no Covid hanno lo stesso diritto ad essere curati adeguatamente e quindi questo lo riusciamo a fare. Addirittura si sono organizzati anche degli interventi chirurgici per i nostri pazienti Covid-free con l'equipe chirurgica, per esempio, proveniente dagli altri ospedali e questo è un altro aspetto importante. Quindi cerchiamo di garantire al meglio quello che serve ai nostri pazienti perché possono avere tutte le cure indispensabili garantite ai Covid nei pazienti dell'ospedale di Campobasso, ai no Covid negli ospedali come il nostro, che è assolutamente Covid-free. Purtroppo l'utenza non si fida immotivatamente e c'è stato un crollo verticale nelle prestazioni eseguite. Molti rinunciano a curarsi, altri arrivano in ospedale quando ormai è troppo tardi. Bisogna assolutamente recuperare fiducia nel sistema sanitario pubblico. Proprio la paura di poter contrarre il Covid in ospedale ha fatto sì che i pazienti aspettassero di stare molto male per poter andare in ospedale. Questo chiaramente limita le chance e d'altro canto questo è stato riscontrato non soltanto nel nostro ospedale, soprattutto all'inizio della pandemia, ma in tutta Italia e nel mondo, cioè che un ritardo nell'accesso alle cure. Addirittura abbiamo avuto casi di fratture di femore che sono arrivati con 2 giorni di ritardo, infarti del miocardio con ritardo, ictus con ritardo, insufficienze respiratorie, cioè pazienti dispnoici che hanno aspettato l'insufficienza respiratoria per venire in ospedale. Tutto questo lo dobbiamo evitare perché noi sappiamo che la precocità delle cure è fondamentale per l'outcome del paziente.